puntata di Flash, il faro online in mezzo alla gente. Questa settimana siamo andati a parlare con i cittadini, sollecitandoli sul discorso dei rifiuti. E devo dire che le cose che sono uscite fuori sono molto interessanti. Chi si aspettasse mai che i cittadini fossero contrari alla differenziata perché abituati ai cassonetti, alla facilità dei cassonetti, sbaglierebbe, lo vedremo insieme, perché invece molti cittadini, molti ma veramente tanti, chiedono e vorrebbero andare incontro a questa nuova frontiera della gestione dei rifiuti e quindi contribuire alla differenziata. C'è ovviamente la preoccupazione che non tutti siano disposti a farlo, e questo è effettivamente un problema reale, e c'è però soprattutto, e qui il comune dovrebbe spalancare le orecchie, la disponibilità a farlo, ma la paura di non essere in grado, la paura di non avere di non avere l'abitudine giusta per rispettare gli orari, rispettare i colori. Insomma, ciò che è apparso è che è un po' complicato fare la differenziata. Ovviamente non siamo abituati in Italia a farlo, quindi è normale che sia così, ma il comune sappia che trova un terreno fertile per andare incontro a questa nuova frontiera, purché sia accanto ai cittadini passo dopo passo, perché molti cittadini, e adesso lo vedremo nelle interviste fatte dalla nostra Giulia Capozzi, sono favorevoli ma perplessi, hanno voglia di farlo ma paura di non riuscirci. L'unico modo è stargli vicino e piano piano cambiare quella che si definisce la cultura, anche spicciola ma importante, di una società. Allora, la linea Giulia Capozzi, noi ci vediamo la prossima settimana. Buona signora, sono una giornalista del Faro, stiamo facendo un'inchiesta sui rifiuti. Lei da cittadina è soddisfatta del servizio rifiuti su Fiumicino? No, perché davanti a casa mia ci sono dei secchioni che sono traboccanti, per cui c'è sempre puzza, specialmente d'estate. Abbastanza. Almeno vedo che ultimamente li vedo sempre a lavorare, quindi rispetto a 2-3 anni fa qualcosa è migliorato. Ci sono delle criticità? Si potrebbe cambiare qualcosa? Beh, non lo so, devi consultare qualche esperto perché la cosa è abbastanza complicata, non è semplice da risolvere a Fiumicino. Guarda, adesso inizia il servizio rifiuti, dal primo inizierà la raccolta differenziata, poi vedremo. Per ora? Per ora no. E cosa appunto si deve migliorare, solamente nella raccolta differenziata? Penso di sì, se tutti riusciremo a fare quello che dobbiamo fare. Che cosa ne pensa della raccolta differenziata? Non bene, perché vedremo tutti secchi buttati nell'argine delle strade, perché la gente non ci avrà pazienza. Se sarebbe una cosa buona, tutti collaborano, allora bene, perché se no altrimenti vedremo tutto un macello. Lei da cittadino è soddisfatto del servizio rifiuti? No, preferirei la raccolta differenziata. Direi di no, al momento la trovo una cosa squalida quasi, cioè purtroppo penso sia meglio fare la differenziata, poi ovviamente tutti sono d'accordo, però la trovo la miglior soluzione, ecco. Io da poco tempo che abito a Fiumicino, perciò non so esprimere ancora un parere in quanto riguarda la materia. Buongiorno signora, sono una giornalista del Faro, stiamo facendo un'inchiesta sui rifiuti. Lei è soddisfatta del servizio rifiuti su Fiumicino? Non abbastanza, perché purtroppo ci sono persone come noi che non fanno riciclaggio, buttano l'immondizia fuori, non vanno il sabato a buttare l'immondizia dove si deve buttare, perciò non sono soddisfatta di noi, dei cittadini. È un po', lascia un po' a desiderare comunque, troppo ingarbugliata la questione, ci sono molti contenitori, quando si poteva riaccorpare tutto insieme, non tutto insieme, a secondo come... Ci sono troppi contenitori. Lei da cittadino è soddisfatto del servizio rifiuti nella sua città? No. Perché? Per il semplice fatto che i cassonetti sono sempre pieni e passano poche volte, si vede. Ma queste cose non le capisco, che non lo so come funziona. Ci hanno dato gli secchietti ieri, ma non mi piace la verità, perché non so dove mettere una cosa, dove mettere un'altra. Con tutto c'è la spiegazione, ma non, a me non mi piace, era meglio come prima.